I poteri forti! Arcinemico di ogni complottista che si rispetti, i poteri forti sono da sempre accusati delle peggio nefandezze. Sono visti come un'entità maligna, astratta, quasi sovrannaturale e potentissima cui poter appioppare tutte le proprie frustrazioni. Devi vaccinarti? Colpa dei poteri forti! Non ti pagano abbastanza? Colpa dei poteri forti! Hai fatto All You Can Eat a 9,99 e ora sei in ritiro spirituale sul trono bianco da stamattina? Ormai hai capito. Colpa dei poteri forti. Ebbene, ci sono casi in cui i poteri forti non solo esistono davvero, ma sono anche la cosa più terrena che esista. Uomini. Uomini con un nome ed un cognome, spesso non altisonante, delle vite tutto sommato normali, ma che, vuoi per cupidigia, vuoi per ignoranza verso i rischi, vuoi per inerzia sociale, si ritrovano complici di scandali più grandi di loro. La storia che vi racconto oggi aggiunge un altro capitolo molto interessante alla saga de I soliti sospetti, la serie in cui vi parlo di complotti reali e documentati. Quindi, se vi piace la cosa, iscrivetevi al canale e spulciatevi un po' la playlist dedicata. Exxon e l'occultamento del cambiamento climatico. Non è il titolo di un nuovo libro spin-off della saga di Harry Potter, ma una storia tutt'altro che chiusa, visto che è di pochi giorni fa la notizia di come ExxonMobil abbia fatto causa a due azionisti per impedire loro di proporre un piano volto all'accelerazione della riduzione delle emissioni aziendali, accusandoli di non perseguire il bene dell'azienda. Se a questo ci aggiungiamo che, nonostante la missione pubblica sui danni prodotti dai combustibili fossili, l'azienda abbia continuato internamente a comportarsi come se niente fosse, abbia superato in fatturato il PIL della Finlandia e sia in procinto di acquistare l'ennesimo enorme concorrente dopo appena 25 anni dall'acquisto fusione con Mobil, appare evidente come lo scandalo non abbia cambiato poi di molto le carte in tavola. Ma andiamo con ordine. Ogni storia degna di questo nome deve avere un protagonista. Il protagonista della nostra storia si chiama Exxon. Se questo nome vi dice poco, forse potrebbe esservi più familiare il marchio con cui operano sul mercato italiano. Esso. Conosciamoli meglio. ExxonMobil è la più grande azienda petrolifera al mondo, sopravvissuta a guerre, nazionalizzazioni e proteste pubbliche. Nel corso dei suoi 142 anni di storia ha accompagnato l'uomo nelle luci e nelle ombre dello sviluppo industriale. Tutto iniziò negli Stati Uniti nel lontano 1859. Edwin Drake e Billy Smith dirigono quella che viene ritenuta essere la prima trivellazione petrolifera al mondo, in Pennsylvania, facendo conoscere al mondo l'oro nero. No, non questo. Questo. Passano 11 anni e John Rockefeller ed altri soci fondano la Standard Oil, impresa operante nel settore petrolifero che, a poco, acquisì di fatto tutti i propri concorrenti, diventando un enorme conglomerato e finendo sotto la lente dell'antitrust, che nel 1911 ne decretò la fine con conseguente suddivisione in 34 diverse società. Nel frattempo, Rockefeller era diventato l'uomo più ricco del mondo, ma non è di questo che parliamo oggi, ma di una delle neonate 34 società, la Jersey Standard, poi rinominata in Exxon, che lanciò un brand tradizionale ma dall'aria moderna. Arrivava dalla Standard Oil, S-O, in inglese S-O. Avete già capito? Delizioso, prenderò in considerazione l'idea di comprare questo prodotto. Oh, che cos'è che abbiamo qui? Alcuni scienziati della Humble Oil, assorbita dalla Exxon, pubblicano un paper sulla diluizione dell'anidride carbonica nei mari e nei cieli. Sebbene una quantità apprezzabile di anidride carbonica provenga senza dubbio dall'attività di perforazione, sembra che una quantità molto maggiore derivi dalla combustione dei combustibili fossili. Esatto, siamo nel 1957, ma la Exxon ha già sotto mano alcuni indizi della possibile correlazione tra uso di combustibili fossili e aumento di CO2. In un rapporto prodotto per l'American Petroleum Institute, che poi tornerà, alcuni scienziati sottolineano come nessuna tra le possibili cause dell'aumento di CO2 sembra essere plausibile tanto quanto l'emanazione da combustibili fossili. Inoltre, sottolineano come un aumento di CO2 possa sciogliere le calotte polari, innalzare i livelli del mare e avere impatti sulla distribuzione dei pesci e sulla fotosintesi delle piante. Non suona benissimo, eh?
James Black, dipendente Exxon Ricerca e Sviluppo, redige un fascicolo informativo dal titolo Effetto Serra, a seguito di un briefing consegnato al management l'anno prima. Così, dal titolo, non sembrerebbe essere la ricetta della torta di mirtilli della mamma. Il documento avverte che le emissioni causate dall'uomo potrebbero contribuire all'aumento della temperatura globale e provocare gravi conseguenze, aggiungendo che ci siano al massimo una decina d'anni prima di dover prendere seri provvedimenti. Da questo momento non si torna più indietro. La Exxon è ufficialmente a conoscenza della relazione tra inquinamento e cambiamento climatico. E infatti comincia a muoversi. Su invito di un proprio scienziato, comincia ad analizzare il tasso di assorbimento dell'anidride carbonica negli oceani. L'intento sembra nobile. Exxon deve sviluppare un team scientifico credibile, in grado di valutare criticamente le informazioni generate sull'argomento ed essere in grado di portare cattive notizie, se ce ne sono, alla società. Scriverà lo scienziato in una lettera ai propri dirigenti. Le principali aziende di combustibili fossili si riuniscono. Ci sono Exxon, Mobil, Shell, Chevron e tante altre. Lo scopo è quello di creare una task force per discutere le implicazioni del cambiamento climatico. Un verbale di uno degli incontri suggerisce che le compagnie petrolifere sapessero che il cambiamento climatico si stava verificando e che avrebbero avuto una certa responsabilità nella gestione dello stesso. A questo punto l'azienda deve fare una scelta. I documenti interni provano che l'azienda sappia che il cambiamento climatico sia reale e con un impatto provocato dall'uomo. Può fare tante cose. Ignorare le proprie ricerche, fare coming out e trovare una soluzione condivisa, oppure non pubblicare le ricerche ma prendere provvedimenti. Ma se avesse fatto una qualsiasi di queste tre cose, oggi non saremmo qui. E la Exxon non avrebbe una lista di cause a carico degno del miglior CV del peggior cattivo della Disney. La Exxon decide di convincere l'opinione pubblica che sia le ricerche esterne che i propri risultati siano sbagliati e inattendibili. Arrivano le prime elaborazioni concrete. Roger Cohen, direttore del laboratorio di scienze teoriche e matematiche della Exxon, scrive un promemoria nel quale elabora il modello di sviluppo del clima previsto dalla Exxon. Si legge: c'è consenso che un raddoppio della CO2 atmosferica rispetto ai valori preindustriali comporterebbe un aumento medio della temperatura globale di circa 3 gradi. Un aumento di tale portata comporterebbe cambiamenti significativi al clima terrestre, comprese alterazioni nella biosfera e modifica delle precipitazioni. Nonostante ciò, Cohen sarebbe poi diventato uno dei principali negazionisti climatici in seno alla Exxon. Parkour! Un rapporto della Exxon sul giacimento di gas di Natuna in Indonesia avverte che il progetto sarebbe il più grande emettitore di CO2 al mondo. La dirigenza della Exxon se ne batte le palle. Comincia a farsi strada nell'opinione pubblica il problemino dell'inquinamento e quindi i nostri eroi, che sono sempre un passo avanti a tutti, decidono di riunirsi con gli altri mega cattivoni. Riuniscono le società di combustibili fossili e danno vita alla GCC, la Global Climate Coalition, la confraternita del male creata per opporsi alle politiche di riduzione dell'inquinamento. Ma non solo! Nel 91 le compagnie americane mettono su anche un'agenzia informativa con l'obiettivo di realizzare una serie di spottoni per depistare l'opinione pubblica a colpi di meme e cherry picking. E per fortuna non esisteva ancora TikTok, perché altrimenti so che si sarebbero dovuti sorbire un bel po' di balletti cringe K-pop per tirar su un po' di consenso. La GCC emette una nota interna in cui afferma che l'effetto serra e l'impatto dell'inquinamento dell'uomo sul clima siano ormai consolidati e non sia più possibile negarli. Insomma, ormai si è andati troppo oltre, le evidenze ci sono e non è più possibile negare l'ovvio. Quindi Lee Raymond, CEO della Exxon, esprime dubbi sul cambiamento climatico come effetto delle attività dell'uomo, sostenendo che le prove scientifiche siano inconcludenti. Aspetta, in che senso? È l'anno del famoso protocollo di Kyoto e le nostre forze del male decidono che è l'ora di muoversi, quindi tra un colpetto di tosse e l'altra vanno in camera a prendere il borsellino per dare le mancette ai nipotini. L'API redige una roadmap dal titolo apparentemente innocente, piano di comunicazione scientifica sul cambiamento climatico. Perché chiamarlo piano malvagio per depistare l'opinione pubblica
effettivamente suonava un po' cattivello. Secondo il documento, la vittoria si sarebbe raggiunta solo quando il cittadino medio si sarebbe convinto delle incertezze legate alla scienza sul clima. Vengono stanziati circa 6 milioni di dollari da elargire a scienziati indipendenti che definire scettici rispetto al cambiamento climatico è come dare del moderato a Kim Jong-un. Il think tank finanziato dalla ExxonMobil copubblica la petizione dell'Oregon, una petizione che sfida il consenso sul cambiamento climatico. ExxonMobil pubblica un annuncio, so cosa state pensando e no, non stavano cercando una babysitter, anche se la serietà dell'annuncio è simile a quelli degli annunci scritti nei cessi degli autogrill. Il titolo è Unsettled Science e dimostra una diminuzione storica delle temperature nel Mar dei Sargassi. Il CEO di Exxon lo presenta all'assemblea degli azionisti come prova del fatto che i combustibili fossili potrebbero non aumentare le temperature globali. L'autore dello studio si lamenta del fatto che Exxon abbia abusato dei dati in modo fuorviante. Ma la rapina di dati usati a piacere non è l'unica mossa sulla scacchiera di quegli anni. Vengono creati dei gruppi di opposizione dal basso, con investimenti che si aggirerebbero sui 27 milioni di dollari nel tentativo di fomentare campagne spontanee tra i cittadini. Un po' come quando tu te ne stavi lì bello tranquillo ad ammirare le margherite e arrivava tua mamma che ti spingeva per andare a fare amicizia con i bambini che giocavano a calcio. Lasciami stare, mamma, voglio stare qui a guardare i coleotteri. No, ora vai lì a giocare e crei almeno 16 organizzazioni fasulle con le quali organizzare class action contro le leggi green, convincendogli che li stiano rubando il lavoro. Sono sicuro che sia andata più o meno così. Nel frattempo, Bush si è insediato come presidente degli Stati Uniti e la Exxon decide di regalargli un finanziamento da $100,000 come regalo di promozione. Bush annuncia il ritiro degli Stati Uniti dal protocollo di Kyoto, ma sono sicuro che fosse solo una coincidenza. ExxonMobil pubblica due nuovi documenti chiamati Indicazioni per la ricerca sul clima e Meteo e clima, nei quali supercazzola di come le ricerche finora svolte non portino a nulla e siano poco comprensibili. Viene lanciato il sito exxonsecrets.org, nel quale vengono riportati finanziamenti della Exxon a scienziati negazionisti. La Exxon decide di fare la scelta più saggia, ghostando tutte le richieste di informazioni e mettendosi comoda sul divano a guardare Netflix. O Blockbuster, visto che non credo Netflix esistesse. E se non sai cosa sia Blockbuster, vuol dire che sei troppo giovane, quindi automaticamente ti odio. Exxon afferma che smetterà di finanziare gruppi di scienziati negazionisti del cambiamento climatico. Si scopre che Exxon sta continuando a finanziare gruppi di scienziati negazionisti del cambiamento climatico. Viene pubblicato il primo articolo riguardante la conoscenza di Exxon e di come se ne sia infischiata. E così, di fronte alla smerdata del secolo, Exxon cala l'asso di bastoni. Sbam! Complotto! Tutti ci vogliono male! Exxon accusa la famiglia Rockefeller, un tempo proprietaria dell'azienda, di aver complottato contro di loro, visto che alcune aziende ambientalisti legate ai Rockefeller hanno fatto molte delle ricerche che coinvolgono la Exxon. Da qui nasceranno vari processi e accuse, alcune ancora in corso, altri chiusi nel silenzio. Ciò che è certo è che la Exxon sapesse da 50 anni dei danni che avrebbe fatto, se ne sia infischiata, abbia investito sempre di più e abbia cercato di portare l'opinione pubblica a pensare il contrario. In nero ci sono le previsioni fatte dalla compagnia, mentre in azzurro e rosso i valori effettivamente misurati nel corso degli anni. I ricercatori hanno calcolato che una percentuale compresa tra il 63 e l'83% delle previsioni fatte dalla Exxon si sia poi rivelata corretta, incluso l'aumento di circa 0,2 gradi ad ogni decennio. Gli scienziati della Exxon hanno correttamente respinto la possibilità di un'era glaciale in arrivo, hanno predetto che il riscaldamento globale causato dall'uomo sarebbe stato rilevabile per la prima volta nel 2000 e hanno ragionevolmente stimato la quantità di CO2 che avrebbe portato al punto di non ritorno. Cosa succederà ora? Sarà la storia a dircelo. Saluti e baci, io vi ringrazio per essere arrivati fin qui, in questa puntata sicuramente lunga e impegnativa. Nel caso vi piaccia il mio lavoro, vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, un commento, condividere i video. E niente, fatevi un giro per guardare gli altri video che ho sul canale. Vi saluto e vi do appuntamento la settimana prossima. Ciao!